storia anche della Camera del Lavoro che... ma quella la troviamo anche da altre parti, capito? Perché quella storia della Camera del Lavoro c'è tutti i documenti di Camera del Lavoro. Sindati di categoria hanno grande importanza. C'è tutta la documentazione la troviamo. Insomma, a me mi interessava molto parlare con te della Fontina. Sì, la Fontina ho cercato di dire. Perché poi io ho la Fedora con la quale parlerò della Marzotto. Lei conosceva tutto. L'ha vissuta tutta. E la Lidia invece, siccome lei è la più vecchia di tutte, si ricorda anche cose di prima della guerra, capito? L'industria tessile era diffusissima a Pisa, perché è vero che c'era Pontecorvo, ma c'era per esempio Marconcini a Pontedera come tessitura, c'era il Melen Eugenio all'inizio del Via del Brennero, che lavoravano la lana, c'era altre fabbrichette piccole, una al Pierotti di Navacchio, un'altra ancora in Via Garibaldi, piccola, che però facevano produzione, erano punti importanti. Ma lavoravano in cotone o lana? Cotone e lana. Mio papà poi andò in pensione e io piano piano mi iscrissi al partito, dopo Purino nel 47. Ma tu sei entrato qui a lavorare? 47, settembre 47. E facevi? L'aiuto assistente, ho sempre fatto lo stesso lavoro. L'aiuto assistente che vuol dire? Che sorvegliavi se c'era? No, sorvegliavi, ma c'era da caricare per esempio i telai del materiale, c'era da segnare le produzioni, e ogni telaio aveva una bolla dove ti registravi quello che il telaio aveva prodotto. Ai telai ci stavano soprattutto le donne? Solo donne. Com'era l'orario di entrata la mattina? Da 6-2, 2-10, compreso il sabato, non c'erano 48 ore settimanali. Contratto di lavoro era 48 ore settimanali. Te lo ricordi quanto guadagnavi a Pepelemoni? Quanto? Guadagnavi. La voglia, guadagnavi pochissimo. Ma anche quelli che avevano professionalità. Io ero un ragazzo, quindi 16 anni, 17. Sono entrato quando guadagnavo tanto, avevo guadagnato 100 lire al mese, 150. Praticamente si rimase tutti a piedi. Si occupa la fabbrica, perché? Perché la direzione abbandonò la fabbrica. Questi scioperi, noi si faceva le mezz'ore a singhiozzo, si chiamavano, sciopero a singhiozzo, provocava danni notevoli da un punto di vista anche produttivo. E allora cosa facevano? Dalla direzione abbandonò lo stabilimento, portò via 2 o 3 impiegati eccetera, poi c'era il direttore e poi nient'altro, questa la direzione l'ha visto, perché tutto comandava Legnano e lo mandava a Milano, insomma. Quindi, allora noi ci fece tutto lo stabilimento, si controllò che tutto fosse a posto. Quando poi si arrivò alle 3, eravamo in 3, io e 2 di commissione interna, uno sono morti tutti e 2, uno Mannò Ciderno e uno Giuseppe Malloggi. Si va via, ma si vuole consegnare lo stabilimento alla direzione. E quando venne, dice, va bene, chiamate il direttore, quando venne questo, vedi, fa a questo colonnello e a questo vicequestore. Vedrà come si stava, ha fatto pulire tutto a modino, avevano sistemato tutte le donne, in un'ora pulirono lo stabilimento, lo leccarono, non si può dire. Allora gli dissi, io nello stabilimento non ci rientrerò più, infatti non ci sono più rientrato, ma lei non capisce nulla, non è buona a nulla, ma davanti a tutti, infatti poi dopo si rese conto anche il colonnello e il vicequestore che era tutto a posto, mancava nulla perché c'era anche il materiale dentro.
si consegnò allo stabilimento, si partì un corteo e siamo andati alla Camera di Lavoro. La Camera di Lavoro si continuò all'assemblea. Che a quei tempi era lì? In Borgo Stretto, in cima, Borgo dove Stretto. C'è il Palazzo del Casinò. Allora, nel 52 la Fontina chiude. Va bene? 52 tutti a casa. Tutti a casa. Noi si continuò a fare la battaglia, tutto il paratè, ci prese tante pile. Tanta depressione anche, specialmente dalle donne che credevano in questa battaglia, ma anche noi uomini. Qualcuno è andato, uno è andato, quello che faceva la caldaia, no? Che serviva per scaldare l'ambiente, tutto eccetera, andò su una nave a fare il macchinista. Foist, perché ci voleva patente, ci voleva patente. Certo. Qualcuno è andato in Australia. Poi la mia mamma cominciò a dire devi imparare a fare qualcosa, ora basta, ora devi imparare a fare qualcosa, vai, vai. E mi mandò a imparare a cucire da un sarto, a fare pantaloni. E ho imparato 4 anni, sono stata lì. Viene poi il momento che invece 15 anni, si aspettava tutti in gloria 15 anni per andare a lavorare. Allora a quel tempo lavoro c'era, tutte le fabbriche, Pisa era piena di fabbriche, di lavori. E il mio fratello era alla Cimasa, io alla Marzotto, insomma la casa si cominciò a respirare un pochino meglio. Volevo ritornare un pochino indietro, mi viene in mente... Però come eravamo costretti a lavorare, tempo di guerra, ecco. Quando si entrò, era... Tu parli della Marzotto. Della Marzotto, sempre nella Marzotto. Io non so come mai, quando t'assumevano, ti facevano camminare in un corridoio per vedere se avevi le gambe diritte. Io questa non me la sono mai cosata. Sante volte le ho detta al dottor Brunori cosa vuol dire camminare, vedere... come se ci fosse da andare a fare le modelle. Senti, come si lavorava in fabbrica? In fabbrica si lavorava. E io facevo a telai, sono entrata per i telai. Poi mi misero a rammendi, perché è successa una disgrazia. Una ragazza di Pontasselchio ne ci rimase la testa nella cosa del telaio. Nella bimba. E io da quella volta lì mi disturbai tanto. E no, non ci voglio più stare. No, disse non ci sto più, non ci sto perché. E allora. Ti misero a rammendi. Fecero, disse allora perché io stavo male. A rammendi sì. E mi misero a rammendi e cominciai. Allora da rammendi ci sono stata. Tutto ciò finito proprio. Fino a chiuso. Fino al 44. Questo sempre questo, quando ancora c'era il fascismo. Quando ancora c'era il fascismo, sempre negli anni 40, perché poi sì, nel 41, nel 41, poi nel 43, io ci sono stata fino al 41 al 44, perché era il secondo giorno di Pasqua e c'era da pulire, da fare delle pulizie nel reparto. E allora ci cosarono, ci mandarono, si fu proprio l'ultima a venire via. E nel 44 chiuse la fabbrica? La fabbrica non c'era più nessuno. Dopo guerra, nel 47, mi ripresero a lavorare. Facendo che lavoro? Sempre i rammendi. Sempre i rammendi? Sempre i rammendi. E lavoravi? 48 ore. No, all'inizio si lavorava 48 ore anche il sabato, poi le lotte, lì vennero le lotte, si cominciò con le lotte, sì che dall'inizio non abbiamo più smesso. L'orario diminuì. Nel 49 mi elessero in commissione interna, fui eletta subito in commissione interna e ci sono stata fino al 71. Parliamo un po' della Marzotto. Sì, la Marzotto, la vita dentro la Marzotto era tremenda. Era tremenda perché eravamo segnate, tutto inutile. C'era la spia, le spie degli altri sindacati che ormai sapevano tutto, si faceva le feste, cosa no, l'altra. Volli fare la festa dell'unità della Marzotto. Anni? Anni nel 52 era.
La prima festa della Marzotto si fece e si fece a Pontasserchio questa festa qui. Allora chiamai la Diaz, si fece venire la Diaz da Livorno, no? Si fa questa festa della Marzotto, questo qui della Cisle la mattina va a dire a una nostra, sempre una compagna, che aveva dato le coccarde, metteva le coccarde, insomma la licenziarono. E così, lì subito. Cominciarono allora i primi licenziamenti. Nel 63 viene quelle che avevano mariti in Saint-Gobain, quello che l'aveva a Marina, quello che l'aveva alla Piaggio, quello che l'aveva alla Visse, insomma cominciarono i licenziamenti, ma perché? Non perché era alla Visse e tutto, perché erano compagni, perché eravamo, perché lì le lotte che abbiamo fatto c'era Scelba e Tambroni, certo. Non ce lo dimentiamo, La commissione interna che lavoro faceva? La commissione interna si faceva che il nostro lavoro su quelle proposte che si voleva realizzare, cioè la riduzione dell'orario di lavoro, la maternità, perché io partorì, ma dopo 40 giorni mi toccò entrare a lavorare. Allora si lottò per la maternità, per avere queste, per la mutua, certo. Per la mutua, e la riduzione dell'orario di lavoro, e a volte c'era perché il cottimo, per il cottimo. Abbiamo fatto tante lotte e quando si viene via c'è il dottor Brunori, mi prende per il braccio e mi dice: senta Pellegri, come mai lei mi ha detto, dice, che c'ha il marito disoccupato? Il marito era senza lavoro perché aveva perso un occhio. Dice, Dio, perché devo venire a dire a lei, Dio, se c'è il marito disoccupato? Ma come? Ma lo sa che io glielo metto subito a lavorare? No, mio marito non vuole lavorare, per tutto non può, è senza un occhio. E che cosa vuol dire? Si prende come invalido e gli si dà la paga per intera? No, mio marito queste cose non le fa. Mio marito mi lasci perché proprio io questa cosa non l'accetto. Cominciò a mancare lavoro, non ci sapeva qualcosa. Questi siamo nell'anno dunque, 50. Sempre no, 50, questo è stato nel 60, anni 60, 60. E perdeste le commesse della Russia? E sì, perse le commesse della Russia, si perse tutto il lavoro e incominciò a fare meno cose, meno ore, si incominciò. La cassa integrazione. Allora, una cassa integrazione mai avuto una lira. La Marzotto non ha sfruttato la cassa integrazione. Si finì alla strada di Roma. Mancava il lavoro, che c'era bisogno di lavorare, no, le fabbriche, allora c'era anche Marina, c'era la Piaggio di Pontedera, tutto un sobbuglio perché cominciarono a smartellarle le cose. Da 68 in poi. Poi l'ultima è stata quando poi ha chiuso la Marzotto. Nel 68? Nel 68, quando Battistini, il sindaco di Pisa, requisì la fabbrica. Allora lì riunioni in comune, riunioni in tutte e viene io, perché quando lui requisisce la fabbrica, disse: io però mi dispiace, ma io voglio la Pellegri in fabbrica, perché i vigili devono essere sì responsabili, ma devono avere una responsabile, dice, che se viene qualcuno e fargli vedere la fabbrica, lei sia capace di dirgli come stanno le cose. E difatti, ma lì quando fu la riquisizione della fabbrica, San Martino puntò la rivoltella al sindaco, lì, puntò la rivoltella al sindaco, non voleva aprire, poi invece aprì, ma lo portarono via con la camionetta, lo portarono via, perché sennò la gente che era fuori lo cosavano, per forza. La fabbrica fu requisita. In fabbrica
si rimase con la commissione interna. Però la commissione interna, c'era la Lida che di San Giuliano in commissione a quel tempo, e lei aveva la mamma sola, era lei che portava a casa, sicché disse: io finora bisogna mi ingegni da lavorare. C'era quelli di cose di Avane, della Cisle, lui ci aveva da andare a lavorare perché capofamiglia ci aveva portato. Insomma, allora rimasi sola e io dormivo nella infermeria insieme a vigili. Loro avevano la brandina giù nella Olli della fabbrica e cosavano, dormivano lì, e io dormivo nel coso. E fatto quelle lì si è fatto 3 mesi. Insomma, perché c'era Polidori, le cose andarono bene, capito? Contente e tutto. Poi invece viene Giannoni, che era lui l'ingegnere che, quando vide calare il lavoro a Pisa, andò a lavorare a Valdagno, capito? E ritornò lì, capito? E riunioni in comune, tante riunioni in comune, però lui, io entro se la fedora non me ce la mettete. La fedora non ce la voglio, tutto noi non ce la voglio, non ce la voglio. Ma a quei tempi lì, a quel tempi... momento, quante eravate potenziali lavoratrici? La potenziale lavoratrice saremmo state su un centinaio e basta. E avevamo promesso che ne sarebbe, si sarebbe arrivati a 250. A 250. E invece a questo 250 poi non ci sono mai arrivati. E allora il coso, Giannoni, insomma... Dai, mi ci piglia me. Mi fece passare, però me le fece di tutte. E di Lidia, ma che parola sono? Lidia poi è venuta. Lidia è stata quella che la mia maestra è stata, Lidia. Lidia ha imparato tante cose, a parte tutto, ma l'onestà, la precisione della Lidia, è stata brava, è quella che mi ha indirizzato sempre a modo e mi ha fatto passare questi momenti lì. Per me erano belli, anche se era di sacrificio, dire la verità. Che scuole hai fatto? Io ho fatto... Perché te eri l'intellettuale lì, eh? Io ho sempre voluto... Senti, ti dico subito com'è il mio carattere, no? Io ho un carattere che bisogna faccia quello che voglio. Tanto se no, dico un giorno, due giorni, tanto poi lo faccio. Capito? E lo stesso mi successe così. Io andavo a scuola, però tutte le ragazze che avevano fatto la quinta insieme a me andarono a lavorare alla Cucirini. Era mamma Luca. C'era 3.000 operaie, dici. E io voglio andare anch'io dove sono andate le altre, dunque avevo fatto la seconda commerciale io. 2 anni in più delle elementari. Sì, sì. E cominciai a dire no, vado dove sono andato quell'altro, vado a lavorare anch'io. E ci sei andata? Sai, Ci sei andata? Diamine. E quanto c'hai lavorato? Ma eri giovane a quel tempo lì? Avevo 15 anni, o 16. Quanti anni ci sei stata alla Cucirini? Alla Cucirini sono stata 3 anni, che poi il babbo ci risiamo, trasferita a Pisa. E allora... Senti, che facevi alla Cucirini? Al Cucirini ero una delle più brave. Anche qui, se io feci bene anche quella volta lì, per dar retta al mio babbo. Dice, ma è possibile che una ragazza come te deve stare a una macchina che non fai a tempo neanche a girarti, è già finita la matassa e c'è da ricare la macchina. Ecco, ma te sei apprendista, vedi un babbo come era bravo, te sei apprendista. Apprendista vuol dire apprendere un lavoro, no? Se te ti mettono una macchina già sola, non sei più apprendista. Certo. La responsabilità è tua, capito? E infatti, una mattina, il vento, mentre faceva la matassa, bisogna vedere le macchine lì come sono, porto via un cartellino. Passa la maestra, mi dice, Luperi, il cartellino, ti faccio la multa. Dico, ma è vento, così, prendi, insomma... Io vado a casa e lo racconto a mio babbo. Mio babbo dice, allora senti, troviamoci d'accordo con te, perché te sei mia figliola. Allora, quando viene quelli da Londra, che se vengono come quando sei all'ospedale,
tutti in gruppo per vedere come sono le macchine, farsi spiegare dal caporeparto, insomma tutte queste cose lì. Dice, te ti fermi, gli dice, ho da parlarvi. Ma vabbè, ma ce la faccio mia io. Cioè, se non ce la fai vuol dire che non sei mia figliola, ce la devi fare. Allora io, no, te dici, avevo 15 anni, sì. Passano tutti vestiti di bianco. Dice, te fai molto adesso all'ospedale quando vengono a visita malati. Dice, chiedi la parola. Vai lì nel mezzo e dice, scusi, vi devo parlare. E io ci andai. E il caporeparto dice, Luferi, come mai ti permetti di... Io così, perché me l'ha detto lui, babbo, ci ho da raccontare una cosa a loro. E gli racconto queste cose, capito? Questi lì, gli inglesi, dissero, oh, bene, bene, io parlare col caporeparto, disse uno di loro. Oh, parlo con un caporeparto, fammi ti pare dopo nemmeno... ma sono stati due giorni che erano passati, mi chiamò e mi disse, ti hai fatto seconda commerciale, vieni in ufficio, ti ho fatto fare delle prove. Mi fece fare una prova scritta con questi tre tipi di cose e lo feci bene. Oh, mi ci levarono, mi misero a fare gli esperimenti, ci stavo bene. Andassi a fare l'impiegata, insomma. Sì, ma insomma, io avevo sempre, non ero ancora in qualifica, certo. Ero sempre apprendista, insomma. Certo. E perché poi mio papà lo trasferirono a Pisa, sì che si lasciò tutto e si venne lì. Ma come ci andavo volentieri. Venuta a Pisa, siamo rimaste, le mie sorelle andavano sempre a scuola. Io ero la più grande e andavo a imparare a cucire. Dove andavo? Perdesti il lavoro venendo via da Lucca, dalla cucirina. Oh, e a Pisa andaste a imparare a cucire. Andai a imparare a cucire. A cucire. Cosa c'era? Una sartoria d'uomo. Una sartoria d'uomo. E era proprio di coso. Sei di Pisa te? No, ma ci sono da 50 anni a Pisa. Ma allora sentiti Dio, chi era la sartoria Quinti, che la sua mamma c'aveva la casa di cura in via della Fagiola. Avevo sentito dire la casa di cura, ecco, ci andava meglio il professore. Ecco, era il tuo figliolo di quella lì. Che c'aveva la questa sartoria. Da... E io andai da lì a imparare, sì. Cioè, il primo incarico in Camera del Lavoro fu la commissione femminile. Ma eri la responsabile? Sì, della parte femminile, sì. Della commissione femminile, era responsabile. Perché poi c'avevo la sera, quelle fanno festa, vengono, passano, si facevano chiacchiere, come va in fabbrica, cosa ci avete, ve lo rispettano il contratto. Il discorso si fa a seconda delle circostanze. Sì, insomma, sono stata lì. Poi dopo fecero il congresso venne eletta poi il segretario dei tessili e dell'abbigliamento, che me lo sono portato dietro fino a poco tempo. Chi? Ero segretaria responsabile provinciale dei tessili e abbigliamento. Certo, questo me lo ricordo, quando l'ho conosciuto io. Che allora non era soltanto tessili, ma c'era tutti i calzaturieri come si chiama? Di Santa Croce, di Castelfranco, lì ce n'era tanto. Perché non c'era più solo la Fiotte che si occupava dei tessili, ma furono messi insieme tessili e abbigliamento. E venne la Filtea. La Filtea. Mi parli del primo maggio. Qual è stato il più bel primo maggio al quale hai partecipato? Te lo ricordi? Uno che ti rimane in memoria? No. Sia quando lavoravi, quando facevi il sindacato. No, perché non si erano fatte manifestazioni per il primo maggio. Sì, si faceva il corteo. Ma mia noi, tutti insieme. Certo. Ecco, certo. Era direi, no, come sindacato, via. Sì, ora ma si organizzava un sindacato. Sì. Poi ci veniva il veniva, poi si faceva la sfilata tutti, non era che si organizzava noi come sindacato. Era allora la Camera del Lavoro, certo. Con tutti i sindacati, poi si andava in piazza San Paolo all'Orto e si faceva il comizio. Ecco, una cosa che non ho mai potuto sopportare è il palco. Il palco, eppure bisognava andarci.
E siccome una sera, un giorno, era venuto uno del Partito Comunista, e per le donne le devo presentare io, capito? Mi avevano preparato la seggiola, quando l'ha presentato, poi non andò via, stai lì sopra. Certo. Insomma, il palco ti stava un po' antipatico, vieni. Mamma mia. Ma io venivo via. Vabbè. Presentai e poi piano piano scesi le scalette, Piazza San Paolo all'orto. Dio la verità, io ero contenta amata da andare nelle fabbriche, anzi, e portare l'esperienza mia, specialmente anche dopo licenziata, te lo immagini, quando mi vedevano erano tutte contente, a me ci credevano perché l'avevo vissuta, e quando andavo dicevo che i padroni sono tutti uguali, lottiamo perché andiamo avanti, miglioriamo le cose, perché... E quando invece una mi disse, un attivista mi disse, cara Fedora, io sto sciopero non lo faccio. Perché non lo fai? Dice, ho comprato il campo. Hai capito? Aveva comprato il campo e non faceva sciopero. Ma se c'hai avuto soldi per il campo, gli dissi, ci dovresti avere anche se tu perdi un'ora per far sciopero. Non è questo lì, è che te sei cambiata. I soldi mi cambiano il cervello. Proprio sì. Di quello si diceva Iaia? Cominciavano già i primi segni. I primi segni fu quello lì, quando cominciò la gente a vedere 10 lire, cambio subito. Fino a che non c'era la televisione, c'era amore, c'era tutto, ma non in affanto. Solidarietà con tutti. Nella fabbrica la mattina si aveva pezzi di pane così, con la conserva o con punto il pomodoro. E si portava questo qui, se c'era quella che ti guardava, non ce l'aveva, gliele davi in mezzo, non c'è nulla da mangiare. Tieni, si prende questo qui, si prende mezzo per uno. C'era, che solidarietà, come si stava bene. C'era quella lì accanto a noi sulla strada, faceva la mia mamma, Virginia, oh, un limette fagioli, l'ho già messo io, te li do io, l'ho messo io. Loro lavoravano alla Teti, se a quell'ora, a quel tempo laggiù, lavorare alla Teti erano soldi, prendevano, no? E te li do io, l'ho messo io, e la mia mamma faceva, io guarda, cucevo le rape, allora ti do 2 palline di rape, sì vai, mi dai quelle, mio marito mangia più volentieri dei fagioli, così, era così, tutto sì. Moriva una persona, ti stavano in casa fino a che la portavano via, c'avevi sempre gente che ti veniva in casa a fare le nottate. Ma erano stati poi belli quei momenti lì.